Beh, diciamo che il tema, il titolo è un po' un appuntamento a sorpresa. Credo che i partecipanti abbiano avuto una certa curiosità per venire a vedere come attorno a questa dicotomia tra uomo e scimmia, tra essere e apparire, si potessero organizzare delle riflessioni. Il mio sarà un approccio socio-antropologico, quindi cercherò di riflettere un po' dal mio specifico, che è quello del leggere la dimensione familiare come una dimensione costitutiva dell'umano e del sociale. Credo che il discorso sulla famiglia oggi meriti una certa riflessione proprio attorno a questa idea fondativa del suo essere una sovrastruttura culturale oppure del suo essere una dimensione naturale dell'essere umano. Quindi proverò a mettere qualche sfida, qualche riflessione a questo riguardo. Ma prima di questo, oltre che ringraziare dell'invito di costringermi a spendermi su un tema così incerto, direi che a me il dilemma essere apparire faceva venire in mente in prima battuta il dilemma di Fromm tra essere e avere. Cioè, mi pare che questa domanda identitaria della persona, ponga proprio una domanda del tipo cos'è l'uomo? E credo che oggi, per esempio, se leggessimo il tema dell'essere avere, troveremmo una grande sfida che è quella della mercificazione e del mondo, cioè una dinamica che nel sociale oggi, nel racconto pubblico, vede ogni questione solamente come rilevante solo se apprezzabile, solo se valorizzata, ma purtroppo abbiamo pochi strumenti di valorizzazione, è difficile e quelli che vincono sono quelli di natura economica, cioè con i soldi si misura bene il valore, il prezzo. Apprezzare vuol dire in qualche modo dare un prezzo. Questo, per esempio, diventa anche, lo dico perché a fine maggio, inizio giugno, ci sarà a Milano il 7° incontro mondiale delle famiglie, che è un appuntamento organizzato dalla Chiesa Universale, l'ha inventato Giovanni Paolo II, è il 7° incontro, si svolge ogni 3 anni, che sarà dedicato a famiglia, lavoro, festa. E ragionando al tema della festa, non ultima la riflessione sul lavoro domenicale, i panificatori 7 giorni su 7, l'apertura dei negozi, viene fuori questa invasione totale del mercato su qualunque spazio di vita, come se non fosse più possibile neanche dirsi come società che c'è un tempo non individuale ma socialmente definito in cui ci si ferma, in cui si trova un altro codice. Poi chi è cattolico magari dirà è un tempo della memoria, è il tempo del Signore, la festa non è il weekend ma è la domenica, il giorno del Signore. E chi invece socialmente vive un tempo sociale magari si aspetta che ci sia un tempo in cui non vince il codice prevalente dello scambio economico, del mercato, dell'andare in un centro commerciale che stanno diventando le nuove piazze del nostro paese. Quindi, allora, essere avere pone una sfida analoga all'essere o apparire. Ma un altro paradosso, no? Se in una famiglia si assume una colf, si fa crescere il PIL. E quindi un comportamento virtuoso. Se in una famiglia uno dei due, diciamo la donna, resta a casa, deprime il PIL. Sembra un comportamento negativo dal punto di vista, e invece genera, forse bisognerebbe trovare la modalità di misurare il BIL, cioè il benessere interno lordo, e domandarsi se un sistema in cui tutto è mercificato è più funzionante oppure no. Un po' come questa rincorsa alla ripresa dei consumi, cioè va bene riprendere i consumi, ma poi con quali stili, con quali obiettivi e con quali valori in gioco. Quindi, lasciando perdere questa piccola digressione sull'essere avere, che secondo me è pertinente, tornando all'essere o apparire, credo che prima di tutto la sfida tra, diciamo, un'idea categorizzata con l'istintività, con la reattività, diciamo con l'animalità della scimmia, invece con l'essere umano, parte dal tema dell'uomo come animale culturale o animale sociale. Quindi partendo da Aristotele, non dalla dottrina sociale della Chiesa, ma partendo da una definizione di uomo che non vive se non in relazione con.
Potremmo dire in qualche modo che l'uomo ha bisogno di protesi per entrare in contatto con la realtà. L'uomo da solo, diciamo, la sua strumentazione biologica non è sufficiente. Le altre specie animali in 3 giorni si mettono in piedi e cominciano a esplorare il mondo cercando di portare a casa è chiaro che ci sono periodi di accudimento genitoriale anche in molte specie animali, però per tirare su un cucciolo d'uomo in modo che sia capace, diciamo così, almeno di trovarsi le bacche, ci vogliono 3 o 4 anni. La nostra società questa protesi l'ha fatta un po' più impegnativa, ci vogliono 25-30 anni oggi perché un cucciolo d'uomo si porti a casa da sé e questo dice, sì, ecco, nelle migliori delle ipotesi, diciamo. L'età media al matrimonio oggi per le donne è 30 e per gli uomini è 33, qualcuno si sposa ancora a 25 e quindi qualcuno si sposa a 40, quindi qualcuno non si sposa neanche. Quindi. Ma questo per dire che questa idea è che l'uomo ha bisogno di una elaborazione che è inevitabilmente collettiva, ha bisogno di essere in relazione con. E le prime relazioni sono relazioni di cura, di accudimento, cioè l'orizzonte dell'essere umano è che diciamola così, è un io in relazione, perché altrimenti l'io da solo non ci starebbe. Neanche Robinson Crusoe ha potuto essere un racconto su una solitudine totale, aveva bisogno del venerdì. E anche Tom Hanks in Castaway, un film che forse è un po' più vicino a Robinson Crusoe, si è dovuto inventare Mr. Wilson con un pallone di basket con cui poteva non diventare pazzo. L'uomo da solo impazzisce, perché non è più dentro la sua modalità di relazione con la realtà. Ed è anche in fondo una verità antropologica, cioè l'uomo da solo non si fa. Nessuno può pretendere di darsi la vita. Tutti devono essere riconoscenti ad altri che hanno dedicato tempo e quasi sempre amore affinché nasca una nuova vita. Quindi c'è questa dimensione di interdipendenza, che è poi lo strumento con cui l'uomo entra in relazione con la realtà, perché impara da affronta sfide complesse insieme a, quindi questo è come dire una buona notizia per l'uomo, ma è anche un vincolo forte pensare che gli altri esseri umani sono prima di tutto degli alleati, dei compagni di vita, gente con cui costruire. Altro che homo homini lupus. Però se ci pensate oggi, allora come si muove una persona, un imprenditore sul mercato? Utilizza il paradigma hobbesiano dell'homo homini lupus o utilizza il mercato delle strategie collaborative? Si usa il modello giapponese di mercato per cui cancelli tutti i competitori, almeno di qualche anno fa, oppure si usano modelli di alleanze, di costruzione. Oggi, per esempio, Nissan e Renault sono la stessa marca, che tra l'altro paradossalmente fanno pubblicità diametralmente opposte. Nissan fa pubblicità a misura di famiglia e Renault fa pubblicità che sono tremende, cioè sono quel bambinetto che viene portato in giro. Fa pubblicità in cui le responsabilità non sono il contenuto. Renault vende sogni di isolamento, sogni di individualismo, sogni di un certo tipo. Vabbè, hanno scelto magari 2 segmenti di mercato nella costruzione, no? E va bene, noi parleremo bene di Nissan e parleremo male di Renault, quindi tanto i soldi finiscono sempre nello stesso scatolone, quindi è un po' il destino del mercato. Comunque, il tema dell'io in relazione poi per l'essere umano si concretizza in quelle relazioni primarie e fondative che Lévi-Strauss individua nella famiglia come incrocio tra sessi e generazioni. Allora, senza questo luogo socialmente definito, l'essere umano non ce la fa. Di fatto, il familiare è il luogo insostituibile per allevare il cucciolo d'uomo e questo oggi è diciamo, anche riconosciuto nella progettazione dei servizi sociali, nei modelli di welfare. 30-40 anni fa il modo ideale per accudire un bambino che non aveva genitori competenti o che rimaneva orfano era mettiamolo in un istituto dove poteva essere finalmente mangiava mattina, pranzo e sera, finalmente veniva vestito, finalmente veniva accudito da persone competenti. Vi sto citando la relazione di un testo della provincia di Milano degli anni 60. Quindi non è che gli istituti per minori erano nati con una progettualità cattiva, di spersonalizzazione, di istituzionalizzazione, eccetera. Erano nati perché erano una risposta storicamente definita a un grandissimo bisogno. Oggi, se un bambino ha genitori non competenti o se si trova senza genitori naturali, la prima soluzione che ci viene in mente è dargli altri genitori, come dire, riconoscendo questo fondativo dell'umano. Per cui quest'idea del familiare centrato sul maschile e femminile
e sul generante generato, cioè le due qualità che Lévi-Strauss dice e che sono due condizioni che la società deve normare. Non si possono lasciare fuori da una regola sociale le relazioni tra maschile e femminile e le relazioni tra generante e generato. Quindi c'è bisogno di un discorso pubblico, di un discorso sociale sulla famiglia. Oggi, per esempio, c'è un discorso pubblico sociale sulla famiglia che dice: è famiglia tutto ciò che uno definisce per sé famiglia. Ed è come se fosse impossibile condividere la profondità semantica della parola famiglia. Ogni modalità di convivenza, al punto che in Francia stanno raccontando l'amore, il poliamore, che dice una coppia può tranquillamente, se condivide, se è trasparente, vivere in coppia e stare con tante altre persone contemporaneamente. L'uomo avrà i suoi giri di donne, per adesso è così, lasciando la differenza sessuale, la donna potrà avere i suoi giri di uomini, basta che lo sanno, basta che sono d'accordo, è pur sempre un modello. Oppure il living apart together, cioè vivere insieme, una coppia decide di sposarsi comprando due appartamenti sullo stesso piano erotto, e dice: quando abbiamo bisogno ci si vede. Io non mi sento di definire questi modelli familiari. Insomma, nel familiare io inserisco come pretesa definitoria questa definizione di Lévi-Strauss, maschile e femminile, cioè quindi le diversità radicali dell'umano e la generatività, perché in qualche modo l'uomo deve, la specie umana ha l'obiettivo di restarci. C'è un bellissimo film, I figli degli uomini, in cui che comincia con la morte del più giovane a 18 anni, perché per uno strano virus il genere umano non riesce più a generare nessuna vita in nessun modo. E dopo 18 anni di questa situazione il mondo è travolto dal disordine, dalla dittatura, dalla guerra civile, perché se uno non ha un futuro da riconsegnare, dopo chi pianterà un albero di cui non utilizzerà i frutti? Chi mette via dei soldi da risparmiare? Tutto subito, tutto oggi, e dopo di me il diluvio, che peraltro non è che non sia tanto lontana da molta cultura contemporanea. Quindi quest'idea dell'intergenerazionalità è decisiva ed è iscritta saldamente nel familiare, che poi vive anche di altri codici, ma insomma. Allora, insomma, come dire, la prima protesi culturale dell'uomo per evitare il rapporto con la realtà è il familiare. Il familiare è anche il primo luogo di conciliazione tra natura e cultura, cioè questa, il maschile e il femminile deve regolare con una regola sociale, che è la famiglia, ma non solo, anche questo potentissimo movente dell'umano che è l'attrazione sessuale. Diciamo che sicuramente la dimensione sessuale è una dimensione naturale e decisiva dell'essere umano. Potremmo dire così, dal mio punto di vista, grazie al cielo il Signore ci ha donato questa attrazione irresistibile tra l'uomo e la donna, perché è proprio questa la potenza che ci costringe alla generatività, perché altrimenti per motivi di interesse non ci metteremmo in ballo a dedicare la nostra vita ai nostri figli. Ma c'è una potenza talmente irresistibile che è proprio inserita nell'umano, non c'è bisogno di battezzarsi per avere questa movente. Questa è una naturalità buona, ed è una naturalità buona che però poi deve essere, come dire, tradotta e a volte contenuta e a volte normata dentro sistemi sociali. Altrimenti ci sono molti modelli variabili, per esempio il ratto delle Sabine. Cioè, alcuni racconti sono modelli in cui la relazione tra maschile e femminile diventa prevaricante, diventa violenta, diventa di saccheggio. E il familiare è stato quell'ambito dentro cui si è cercato di regolare socialmente, perché questa potenza rivoluzionaria non destabilizzasse integralmente la società. E questo negli anni 60 e 70 aveva avuto altri ragionamenti, per cui la rivoluzione sessuale poteva essere il veicolo per destrutturare il sistema di potere della nostra società. Io ci tengo a dire, insomma, in sostanza, la sessualità è quel luogo dentro la famiglia, è quel luogo dove natura e cultura si incrociano e si conciliano. C'è un cortocircuito forte, cioè nel senso che la potenza della sessualità nella nostra società contemporanea è stata tradotta nell'amore romantico, è stata tradotta in un'istintività radicale, in una presentificazione
e in un'idea di verità e di libertà definita solo come assenza di limiti. Cioè, in sostanza, oggi il discorso sessuale è molto vicino alla scimmia e molto poco vicino all'essere umano come luogo di cultura. In qualche modo, diciamo così, ci si è resi alla impossibilità di alleare ragione e passione. Invece, nell'alleanza tra ragione e passione, nel progetto, nella capacità di mettere ordine all'istinto sessuale verso un progetto, si gioca la responsabilità dell'umano. Il progetto esige, per farmi capire, non è vero che il matrimonio è la culla dell'amore, è la tomba dell'amore. Il matrimonio è la tomba dell'innamoramento, di questo movimento destabilizzante, ed è la culla dell'amore, perché è il luogo dove si costruisce un progetto. La sfida dell'umano è quello del valorizzare un movimento buono della natura dentro un progetto culturale, dentro un processo culturale. Quindi, e credo che la famiglia abbia questo grande compito, questo compito del riconciliare. E la grande criticità oggi del familiare nel nostro paese, la grande fragilità delle coppie, oggi i matrimoni sono sempre meno, ci sono stati 85.000 separazioni l'anno scorso e 54.000 divorzi, quindi come sta la famiglia in Italia, bene grazie, non si può dire più tanto, cioè c'è certamente una criticità su questo, e credo che una delle questioni decisive oggi nel discorso pubblico e anche nelle scelte, nelle traiettorie di vita delle persone, sta proprio in questo, sta nell'idea che per fare famiglia, per vivere la propria vita, per vivere alcuni fondamenti dell'essere umano, bisogna ripensare un progetto, cioè bisogna alleare la ragione, l'orientamento al futuro, insieme a quelli che sono i dati di natura. Peraltro l'uomo contemporaneo oggi proprio sui dati di natura non vuole sopportare. Dal mio punto di vista l'uomo contemporaneo rifiuta una distinzione, una forte distinzione dell'identità sessuale, e rifiuta anche quei punti che segnano l'esperienza della vita, rifiuta l'origine della vita, rifiuta il periodo del fine vita. L'uomo contemporaneo non accetta questa datità della realtà e quindi vuole governare i tempi di morte, vuole governare i tempi di vita, non riconosce un valore altro. Per analogia potremmo dire che questo stesso discorso si può fare tra, diciamo, scelta morale, scelta etica, scelta culturale e istintività, insomma, e mancanza di regole, anche nei confronti della scienza. La scienza pretende di dire: io faccio quello che devo fare e non accetto che l'etica mi metta dei paletti. Allora, se io da scienziato sto studiando tutte le migliori metodologie con cui si può distruggere il mondo, io credo di dovermi fermare. Io pretendo che qualche diciamo, qualche luogo, che sia anche la coscienza dello scienziato, ovviamente, possa dire: ferma un attimo, possiamo continuare a fare sperimentazione su qual è il miglior batterio per sterminare il genere umano? Forse non è il caso. Quindi questa, diciamo, totale pretesa di autonomia di certi ambiti, che invece l'uomo, essendo un animale sociale, è anche un animale morale, perché vive dentro questa dimensione di responsabilità, vive dentro questa dimensione del dover avere a che fare con gli altri, quindi non solamente dentro un orizzonte di libertà inviolabile, ma dentro una libertà orientata al bene, perché comunque deve esserci un bene che poi tra l'altro non decidi tu, perché appartieni a un popolo e devi andare da qualche parte. Altrimenti, perché tu riconsegni la tua vita ad altri, la ricevi come dono e la restituisci. Altrimenti, se uno dice tutto è sul mio presente, sulla mia istintività, sulla mia reattività, questo non genera niente. Ecco, quindi io le riflessioni che mi ero appuntato su questo tema, su questa sfida tra più che essere e apparire, è più tra natura, diciamo, inviolabile, incontenibile, e invece processi culturali come la responsabilità del genere umano, la specificità dell'uomo rispetto a tutte le altre specie. L'uomo è la specie più fragile nella sua capacità di sopravvivenza all'ambiente esterno, perché non ha peli, non ha artigli, non ha zanne, e però è l'essere sulla terra più potente, perché ha la capacità culturale di costruirsi protesi di relazione con la realtà, di costruirsi processi e anche di costruirsi meccanismi aggregativi, di pensarsi dentro a gruppi sociali.
non è che tutte le specie umane, le formiche sono molto più avanti di noi sull'organizzazione sociale e sul, tra l'altro sono molto più obbedienti di noi, noi costruiamo regole, sistemi orientati a un progetto e poi siamo i primi, soprattutto noi italiani, a venire meno alle regole che ci diamo. Quindi non è che la sfida culturale dell'essere umano rispetto alla realtà sia semplice, sia vinta per il semplice fatto di riconoscerla. Però certamente questa è la strada maestra, e infatti la sconfitta dell'umano è quando vede gli altri come nemici, quando vede l'altro come nemico in famiglia, quando vede l'altro come nemico in una città, quando vede l'altro come nemico rispetto alla storia del genere umano. Quando invece riesce a generare uno sguardo sull'altro come a lui corrispondente, e uso le parole della Genesi, come dire, non è bene che l'uomo sia solo, e poi l'altro mi è corrispondente, cioè è comunque dentro un destino buono, per me e per l'altro. Allora questa è una grande sfida. Altrimenti il rischio della scimmia è duplice, ve lo spiego, e ho finito, sono gli ultimi tre minuti. Il rischio della scimmia, a me poi la parola scimmia, la prima cosa che mi fa venire in mente è quella espressione da gergo dei tossici per cui ti prende la scimmia, cioè ti prende il mancato controllo totale quando sei in crisi d'astinenza, e quindi sei fuori, come dire, non sei più umano in pratica, no? Quindi c'è stato un uso metaforico di questa parola che dice anche una dei rischi. Ma l'altro modello che mi era venuto in mente, tornando a questo tema dei fondativi dell'umano, è invece un racconto di fantascienza del 1931 che è Il mondo nuovo di Huxley, che tenta, come dire, di costruire un ipotetico futuro. Si chiamano utopie negative, come 1984, insomma, quei luoghi del futuro dove sarebbe meglio, non sarebbe tanto, tanto gradevole vivere. Però questo mondo nuovo di Huxley è come se corrispondesse a tanti sogni dell'uomo contemporaneo. Per esempio è il sogno della felicità per tutti. I bambini vengono costruiti in provetta e vengono condizionati in provetta a essere felici del loro destino. Quindi uno nasce geneticamente costruito, se è un alfa sarà capace e competente di fare il grande manager. E quindi le situazioni di incertezza, i rischi, le riunioni interminabili gli faranno piacere. Se uno nasce Epsilon ed è votato a lavorare in fonderia, apprezzerà tantissimo il caldo, le situazioni... Quindi la felicità è costruita ingegneristicamente dall'inizio. In un certo senso è impossibile essere infelici. E infatti l'unico che mette in disordine la cosa è uno in cui nella catena di montaggio il codice genetico è stato installato male. Tutti gli altri sono felici di stare dove stanno. E certamente non è un progetto di libertà. Ma in questa società, che ha sostituito la croce di Dio con la T del modello T di Ford, quindi la produzione in serie, l'ingegneria, quindi non c'è più Dio ma c'è sua Fordità, la divinità è quella. In questa società, ovviamente tutti gli atti d'amore e la sessualità esercitata direttamente sono proibiti, le parole pornografiche sono padre, madre, parto, perché tutto è stato, come dire, costruito in laboratorio, e questo laboratorio garantirebbe la felicità. Peccato che poi una delle modalità di controllo sociale che usano è il soma, cioè una droga distribuita dallo Stato, tutti hanno le loro pastigliette. E quando si sentono un po' depressi, perché forse ci si sente depressi a vivere in un mondo così, si possono drogare e quindi possono sopravvivere. Ultima chicca di questa vicenda, ma come, stai ancora da una settimana con quella donna? Evidentemente sterilizzando la sessualità dal compito generativo, dopo la sessualità torna ad essere... E quindi i comportamenti socialmente riprovevoli sono quelli della fedeltà, del progetto d'amore condiviso, e i rituali, anziché le celebrazioni liturgiche a cui noi siamo noti, sono dei rituali di orgia. Cioè, insomma, le uomini e donne devono in qualche modo socialmente, sono portati socialmente a esercitare la sessualità al di fuori del mandato generativo. E questa è un racconto del 1931, bisogna anche dire che Huxley faceva uso di certe sostanze, e quindi ovviamente la costruzione visionaria forse qualche anno dopo, quindi la sua costruzione visionaria ha qualche fuga in avanti, però tanti di questi elementi danno quest'idea che se non ci si concilia con una dimensione della naturalità
che fa i conti con la nostra fisicità, con la nostra sessualità, con la differenza sessuale, ma anche col sogno di felicità di stare insieme con una persona per tutta la vita, perché quella è la persona giusta per sé. Insomma, quindi in questo allora, tra la scimmia dei tossici e il mondo nuovo di Huxley, dove io credo che non sarebbe tanto gradevole vivere, questa sfida tra natura e cultura si vince valorizzando l'idea che gli altri sono dei legami più che degli impedimenti, dove la parola legame non è un vincolo, ma è la corda della montagna che quando si cammina insieme ti salva la vita. Allora, ringrazio Francesco Belletti.